Notaio Salvatore Lombardo, nel 7 maggio 2012 si vota, è tempo di chiusura di liste, sono in tanti che annunciano le candidature, si lavora anche per la lista al Consiglio Comunale. Ha nostalgia, vorrebbe anche lei essere parte di questo? No, nel modo più assoluto, nostalgia nessuna, credo che ognuno ha un ciclo, il ciclo mio si è concluso, d'altronde il principio fondamentale di chi non aveva mai fatto politica era che noi eravamo professionisti prestati alla politica, il prestito è finito, siamo tornati a fare professionisti. Eppure tutti i candidati di questa competizione elettorale, che vedete a sindaco che finora ci sono, sia Gandolfo che Giulia Adamo, che Ombra, si rifanno comunque alla sua esperienza amministrativa, perché dobbiamo tornare ai tempi di quando Marsala era guidata da Salvatore Lombardo. Perché questa città non è riuscita a superare quel momento ed è ferma ancora, diciamo, a quel 2001? Lei se l'è chiesto mai? No, questo bisogna chiederlo ad altri, non a me. A me l'unica cosa che ovviamente che posso dire è che fa piacere questo fare il riferimento alla mia amministrazione, se il riferimento alla mia amministrazione è fatto con un riferimento ad una buona amministrazione che ha fatto qualche cosa per la città e che ha lasciato un segno nella città. Ogni campagna elettorale c'è sempre il rito del centro-sinistra, dove non ha presentato, che vada Salvatore Lombardo a chiedere di candidarsi. È successo anche questa volta? Non ho avuto il piacere. Ah, questa volta no. Quindi c'è stata questa nuova. D'altronde sanno quali erano le mie idee e poi in ogni caso, insomma, il rito del centro-sinistra che ormai si era abbastanza superato. Hanno difficoltà, credo, di individuare già un candidato. Era difficile. Proprio la novità di questa elezione è il fatto che il PD va con Giulia Adamo, che tra l'altro fu assessore nella prima esperienza della Giunta Lombardo, poi invece scelse Forza Italia, il centrodestra ora invece fa parte di questo nuovo centrosinistra, come lo chiama lei, di questa grande coalizione. Come vede questo appoggio del PD a Giulia Adamo? Ma sono tentativi indubbiamente che vengono fatti, esperimenti laboratorio che possono servire per vedere di cambiare un quadro generale, anche alla regione c'è qualcosa del genere, indubbiamente le motivazioni sono queste, cercare di spostare l'asse che è sempre stato di centrodestra a partire dal famoso o famigerato 61-0, cercare di spostare l'asse dal centrodestra verso il centrosinistra, cercando di accorpare la parte media dell'elettorato, quella che in genere è sempre indecisa, che si sposta da un lato all'altro, in genere scegliendo il candidato più che le idee. Questo 61-0 lei l'ha vissuto sulla in prima persona. Fu sconfitto alla Camera da Massimo Grillo, candidato alla Camera dei Deputati in quel 13 maggio, credo, del 2001. Sono passati 11 anni da quell'esperienza. Che ricordo che rimane di una città che a un certo punto fu ingrata nel momento in cui sembrava invece che tutto... Ma io devo dire che al di là della gratitudine o meno, perché in genere la gratitudine non è di questo mondo, se uno fa qualche cosa aspettando la gratitudine è meglio non fare nulla. Credo che la cosa importante invece in quel momento è stato che c'era questa ventata di centrodestra, tant'è che non è che è stata una sconfitta di Salvatore Lombardo nei confronti di, ma è stata una sconfitta in tutta la Sicilia di tutti coloro che erano candidati nel centro-sinistra. E c'erano indubbiamente persone migliori di me che avrebbero meritato di essere elette, non sono state elette quelle perché dovevo essere eletto io. E siamo ormai vicino alle elezioni, Carini non si ricandida, da cittadino che giudizio dà dall'amministrazione Carini? Da cittadino poi lo studio in Porta Mazzara quindi ha anche un punto di vista. Ma io non ho mai espresso, da quando ho smesso di fare politica, di esprimere giudizi sui miei successori o sindaci che sono stati dopo di me. E ritengo che ognuno fa sempre il massimo di quello che può fare, e indubbiamente Carini ha fatto per la nostra città, magari alcune persone si attendevano di più, altri ritengono che ha fatto il massimo, le condizioni sono cambiate, i tempi sono cambiati, indubbiamente questo è quello che noi abbiamo. Di certo bisogna un po' guardare avanti e cercare di risollevare la città, perché per determinate contingenze questa città ha bisogno di risollevarsi, ha bisogno di riapparire, di avere quell'appeal che aveva una volta, che oggi forse non ha più per diverse situazioni, e per cercare di avere ormai quella priorità che aveva in provincia e che purtroppo abbiamo perduto. Era Marsala che messa peggio allora rispetto al 93? Ma questo rispetto al 93... Era quasi risollevarsi. Al 93 se all'inizio, credo che sicuramente, dall'inizio del 93 è sicuramente meglio oggi, però indubbiamente ci sono state alcune contingenze sfortunate che probabilmente non dipendono né dagli uomini né dalle persone, che hanno posizionato Marsala in una situazione diversa rispetto ad altre città che si sono fatte avanti.
Un'ultima domanda, anzi è un'ultima, è Salvatore Ombra la nuova società civile, secondo lei? La società civile è sempre stata dislocata, molto spesso alcuni dicevano che di civile per poco, oppure no, quindi non è questo. Indubbiamente sono delle candidature che vengono presentate in una situazione che è molto simile, a mio parere, al 93. C'è una sfiducia nei partiti tradizionali, credo che tutti i sondaggi di destra, di sinistra o qualsiasi dimostrano che la fiducia nei confronti dei partiti è del 4%, non di più, credo che sia veramente più bassa di così, forse nel 93 con il famoso tintinnio delle manette, e non c'è mai stata, e quindi indubbiamente ognuno cerca di trovare elementi che possono emergere e che possono dare dei risultati con le famose liste civiche, tant'è che oggi è al contrario, non è le liste civiche, i partiti, e poi ci sono le liste civiche che appoggiano i partiti, sono i partiti che appoggiano le liste civiche, quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda gli elementi della società civile, io ritengo che al di là della classifica civile o non civile, politici o non politici, l'importante è che siano persone che possano lavorare per questa città, ma che abbiano una cosa fondamentale, perché la cosa fondamentale per fare bene il sindaco è amare soprattutto la città e non pensare a se stessi, ma pensare alla città. E non le chiedo per chi voterà, anche perché insomma non sarebbe oltre che indiscreta, anche prematuro, ma c'è qualcosa che un candidato sindaco può fare per conquistare il suo voto? Ma io credo che i candidati sindaci, quando si scelgono, non è che si scelgono sulla base del programma, né sulla base delle idee. Uno quando lo sceglie perché deve avere fiducia nella persona, che deve esprimere serietà e che deve essere sicuramente, come dico io, innamorato della città e dimostrare che è stato sempre al di fuori di alcune mischie. Io quando scelgo un piatto, in generale al ristorante, lo scelgo sia per il piatto principale ma soprattutto per i contorni. Se i contorni sono peggiori del piatto principale, io non lo scelgo quel piatto. Quanta gente la chiama ancora sindaco? Ah, moltissima. Le fa comunque piacere? Ma mi fa piacere perché onestamente quando vado in giro e sentire che tutti ricordano il mio periodo di sindacatura, che tutti dicono ah, perché non si cambia, ovviamente sono frasi magari di circostanza. Se dovessi fare il conto di quanto me lo dicono, probabilmente nel famoso o famigerato 61-0 io non avrei avuto quei voti, avrei avuto il doppio dei voti, invece non è così. Grazie.